È bella, c'è anche una bella luce. Lambri, bravo, bravo. L'hanno preso lì, l'hanno già preso, vieni qua. Bello. Pino, quanti mesi hanno questi bambini? Hanno 57 giorni. Bellissimo. Hanno mangiato adesso, sono piega. Ancora ce la fanno raspare. Eccola, la presa in bocca. Pino, questi diventeranno i futuri cani maestri del tartufo, diciamo. Insomma. Questa è la genetica che ho portato avanti da 40 anni. Quella vera, anche con pochi esemplari e con poche persone fidate. Dopo in giro c'è una marea di gente che negli ultimi anni usano il mio nome e dicono che i cani sono miei. In realtà non conosco né le persone né i loro cani. Possono essere 100 volte meglio di me, però no, non sono i miei. Infatti, Pino, vanno dette certe cose. Qui c'è un lavoro di anni, una ricerca genetica, i piccoli cuccioli, ed è ingiusto. E se ecco, l'hanno trovato un altro. Ingiusto è un po' scorretto che si venda un nome per una cosa che non è, diciamo, Pino. Che messaggio possiamo dire, Blanciano? I furbi, i furbini, i furbetti, guarda, l'ha preso, guarda la bocca, anche quell'altro, l'ha già preso, brava, brava, grande, brava. 57 giorni e già una razza meravigliosa, Pino. Beh, che... qui si vede la genetica che c'è dietro, infallibile, c'è una pancia piena, guarda che pancia che c'è. Certo. Ha mangiato, guarda. Ma Pino, guarda. Sì, ma come si creano? Come si creano cagnolini da tartufo così bello? Guarda. Io non gli do il premio niente, che tanto non ha bisogno di questo. Come si creano queste razze meravigliose, questa razza meravigliosa? Qui dietro sono riuscito a portare avanti un discorso da ragazzo che era un incrocio fra Brack e Pointer. Abbiamo cercato di togliere l'istinto venatorio, diminuirlo e mettergli nel DNA la cerca dei tartufi. Questa è la dimostrazione esemplare, cara. Certo. Pino, qual è la dote, l'arte? Quando ero un ragazzo io, i cani fino a 7-8 mesi non ci si metteva le mani, perché non c'era la genetica dietro. Questi qui adesso, questi qui a un anno sono cani fatti finiti se vanno nelle mani giuste. Certo. E Pino, è anche vero... Sì, stanno... Guarda, si divertono trovando il tartufo, cercando il tartufo. Ecco, Pino, sostanzialmente che lavoro c'è enorme dietro per arrivare ad avere questi... Chi è che sa cos'è la cinofilia? Cos'è la cinofilia, la cinotecnica o la cinognostica? Sa perfettamente che dietro, insomma, non è una cosa che si improvvisa o che si fa così. Ecco, guarda, si divertono e trovano le pepite. Bravo Pino. Per cui, diciamo una cosa, lavoro, impegno, serietà nel mondo della... La passione, la prima cosa, se non ti piace della passione, lavoro, impegno, ma insomma dietro non è un giochino così, un giochino all'acqua di rose, tutt'altro. Quindi, eccolo, diciamo ancora trovano, guarda, si divertono trovando i tartufi, cavando i tartufi, 57 giorni, è anche un onore, una gioia allevare questi cani. Vabbè, ora insomma il frutto è venuto fuori da anni oramai, io ripeto, sono 3-4 anni che sono quasi fermo perché non ho fatto più niente dal Covid in poi. Guarda quello là, sta sì. Scavando all'interno da solo. Guarda. Pino, però siamo anche in una magnifica tartufaia qui, che tu, Pino, hai gestito e lavorato da anni con impegno. È creata di sana pianta, non è una tartufaia naturale, ma è artificiale totalmente. È fuori. Che bellezza. Pino, così giovani li possono mangiare i tartufi? Io ancora lo faccio per gioco, dopo non è un problema, questi dopo con la seconda fase di addestramento si impara a non toccarli. Infine, Pino, un consiglio a coloro che vogliono magari seguire la tua professione. Come si addestra bene un cane da tartufo e quali caratteristiche deve avere?
La prima che il cane, insomma, si è tirato su, e qui sono all'aperto, sono tutti liberi, si è tirato su, ecco, guarda, se l'avanti i piedi, guarda. Sì. Dove? Lui. Ah, ecco, guarda, è rinsecchito proprio. Guarda. Bravo, era anche profondo. Dicevamo, Pino, c'è un lavoro di anni dietro, di, diciamo, di professione. Sì. Se non gli piace fare, che lo fa solo perché crede o crede di diventare ricco con questo lavoro, faccia un'altra cosa, perché questa è una passione viscerale. Dopo è chiaro, bisogna che prenda qualcosa per il sostentamento, sennò i cani hanno un costo, quindi se poi se il febbraio poi non è organizzato così, la cosa un po' si complica, perché andare in giro adesso dove le tartupane sono sempre meno, per poco che sia rimasto, quel calo di qui cinghiali hanno raso al suolo tutto, quindi se non c'è una roba del genere è difficile fare un cane. Vedi, i cuccioli stanno ancora trovando i tartufi, si divertono. E soprattutto, Pino, possiamo dire che diventeranno dei grandi cani da tartufo? Questi. Guarda. Questi a 9-10 mesi sono cani che ci si va a tartufare. Dopo, ripeto, dopo i cani bisogna vedere anche in che mani vanno, Perché. L'ambucca, l'ambucca, l'avevo visto. L'ambucca.